Centro Revisioni Florio Calandra. Bentrovati a Filrouge TV, abbiamo in collegamento Giovanni Provinzano, direttore della riserva di Monte Pellegrino, che ringraziamo per essere nostro ospite. Grazie Provinzano per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. E allora, purtroppo il promontorio più bello del mondo, come l'ha definito Goethe, negli ultimi tempi stato molto oltraggiato, danneggiato tra l'incendio del 2016, la famosa Acchianata, cioè la vecchia strada che fatta appunto sulle pietre, sui ciottoli che portava al santuario di Santa Rosalia, versa in brutte condizioni. Adesso si pensa di poter recuperare tutto utilizzando anche i fondi europei. Che cosa ci dice al riguardo, Provinzano? Sì, per fortuna c'è stata la possibilità di partecipare a questo bando con i fondi del Ponne Metro, che prevedono di recuperare circa 200 ettari dei rimboschimenti di Monte Pellegrino che sono stati danneggiati dall'incendio del 16 giugno 2016. Che ha interessato circa 500 ettari della riserva. E verranno fatti interventi nelle aree maggiormente colpite, quindi dove i danni da incendio sono stati notevoli e dove verranno messe a dimora, naturalmente verrà rimboschito con essenze della macchia mediterranea, verrà rimenata una parte del legno morto, una parte verrà lasciata per i processi di decomposizione, verranno recuperati i sentieri, ma serviranno proprio per poter fare i lavori di rimboschimento e contestualmente si cercherà di migliorare anche la viabilità e la segnaletica che è andata distrutta nell'incendio. Questo per quanto riguarda la parte sommitale del Monte. Per la Scala Vecchia si sta cercando di fare un progetto che consenta la riapertura, anche se non sarà un progetto definitivo, sarà un intervento soltanto legata alla messa in sicurezza, ma si spera di sfruttare qualche altro finanziamento sempre del PON Metro per fare la riqualificazione sia della Scala Vecchia ma della parte forestale che sta tutta attorno. Ecco, quindi insomma siamo sulla buona strada evidentemente, è così Provinzano? Sì, devo dire che il Comune, grazie a questo incarico che ha dato l'Università, è riuscito a dare un impulso al recupero del Monte, perché è stato fatto questo studio propedeutico alla realizzazione del piano di gestione forestale che è in fase di approvazione, che consente di poter recuperare le aree, perché dà tutta una serie di indicazioni su la situazione attuale dopo l'incendio è la programmazione dei lavori da fare particella per particella, quindi un lavoro molto minuzioso che abbiamo fatto in collaborazione con l'università e quindi è stato da impulso. Oltre al progetto di cui vi parlavo di 200 ettari, ce n'è un altro è stato presentato al Ministero con il decreto clima, che prevede il recupero di altri 20 ettari vicino alla statua Santa Rosalia, sempre con gli stessi interventi, quindi eliminazione di una parte del legno morto e rimboschimento. Parliamo adesso di un altro tema che riguarda Monte Pellegrino e che magari non riguarda proprio la riserva naturale, però ha la sua importanza, la percorribilità della via Erta, cioè quella che scende dal lato del mare. Che cosa c'è in programma per recuperare l'utilizzo di questa bella strada panoramica e storica? Ma infatti è chiamata la panoramica, sia una strada degli anni 50 che è costruita tutte su tornanti, su rilevate, dove ci sono due gallerie. Allora, cosa c'è al momento in atto? Stanno facendo i lavori di le indagini per fare la progettazione per la mitigazione dei rischi di caduta massi, perché un primo intervento è stato fatto
che doveva portare alla riapertura della strada, ma durante i lavori sono state ulteriori frane, quindi ulteriori dissesti, per cui è stato necessario fare un ulteriore progetto. Quindi per ora siamo ancora nella fase di progettazione da parte del Comune di Palermo degli interventi di mitigazione. Questi lavori poi dovranno essere affidati, dovranno realizzarsi, quindi almeno penso un paio d'anni per eliminare o mitigare il pericolo. Dopodiché, i lavori necessari alla riapertura, che sono ormai dopo quasi 10 anni di chiusura, sono indispensabili per la circolazione, quindi decespugliamento, la sistemazione dei muretti di protezione, l'asfalto, la pulizia delle cunette e quindi diciamo una regimazione delle acque. Quindi questi lavori andranno fatti, ma dopo la messa in sicurezza. Al momento non ci possono andare nemmeno gli operai, quindi è chiusa al transito pedonale, quindi non si possono fare altri lavori. Un'ultima domanda a Giovanni Provinzano, direttore della riserva naturale di Monte Pellegrino. Anche questo è, diciamo, un argomento importante per il futuro e la fruizione, la valorizzazione di Monte Pellegrino, perché certamente Monte Pellegrino ha un valore naturalistico, ma ha anche un'importanza culturale per la nostra città. Castello Utveggio è un bel manufatto, ha una bella storia, è di proprietà della regione, ma davvero non si può utilizzare in qualche modo, dandolo anche in mano a privati per far sì che comunque ci sia anche un'attenzione, una valorizzazione, perché non c'è niente di peggio dei beni abbandonati. Come dice il sociologo della teoria delle finestre rotte, un manufatto abbandonato si rompe una prima finestra e poi chiunque viene e continua a rompere le finestre, per dire che i manufatti abbandonati poi sono destinati ad una cattiva sorte. Quindi forse sarebbe anche immaginabile affidarlo a dei privati per fare in modo che questi privati mantengano bene il Castello Utveggio e nello stesso tempo abbiano a cuore anche una Assolutamente buona viabilità. d'accordo. La proprietà è della regione e al momento stanno facendo dei lavori di efficientamento energetico. È stato approvato a inizio anno questo progetto, è stato già affidato e hanno iniziato i lavori per la sistemazione degli infissi, l'impianto elettrico, la copertura, quindi tutta una serie di manutenzione perché dopo 3 anni di chiusura, giustamente come diceva lei, quando un immobile è chiuso i danni sono maggiori di quanto si utilizzano perché non c'è una continua manutenzione e quindi un'umidità, una finestra rotta porta altre conseguenze. Dopodiché penso che dureranno un annetto questi lavori. La regione non sappiamo quello che vuole fare. Si sono dette diverse ipotesi, diciamo, di utilizzo come sedi regionali, quindi per uffici regionali, o la possibilità di affittarla a privati, ma questa ancora, diciamo, di scritto non abbiamo nulla. Abbiamo solo approvato noi il progetto di recupero, di manutenzione dell'immobile per poterlo utilizzare. Quindi speriamo circa un annetto di avere poi notizie sulla volontà della regione di affidarlo. Penso a privati perché poi alla fine diciamo, non so che tipo di uffici potrebbero nascere sopra, è abbastanza scomodo, però penso che potrebbe avere invece delle belle finalità, vista la posizione, anche per la stessa promozione e fruizione della riserva stessa. E infatti, siamo lieti di sentire che Giovanni Provinzano, direttore della riserva di Monte Pellegrino, è appunto del parere che bisogna rendere fruibili questi beni, fruibile, Monte Pellegrino, perché solo con l'utilizzazione e l'amore dei cittadini che le cose funzionano bene. E infatti, grazie Provinzano per essere stato nostro ospite. Seguiremo le vicende di Monte Pellegrino e se vorrà ci farà piacere sentirla ancora in futuro. E grazie agli spettatori di Fil Rouge TV.